si è realizzato un sogno per tutti noi che avevamo sulle spalle una responsabilità verso tutti i tifosi, verso tutti gli appassionati italiani, allenatori, allenatrici, giocatori, giocatrici, dirigenti, che possiamo tutti quanti rialzare la testa. Quando si parla di pallamano italiana è ora che non ci vergogniamo più. Io credo che abbiamo comunque migliorato piano piano, ma sicuramente ci voleva un risultato che è venuto, che è partito da molto lontano. Ringrazio la federazione che mi ha lasciato lavorare tantissimo, come non era successo in precedenza. Ringrazio tutti i giocatori che sono passati in questi 7 anni, perché a partire da Maglione, da Vito Fovio, da Scadara, da Sonnerer, adesso vorrei dirli tutti, ci hanno trasmesso una grande mentalità, hanno aiutato gli altri alla crescita. E vorrei infine ringraziare specialmente Dejan Turković, perché si ricordi che quando la palla scottava lui la metteva dentro sul primo palo, non si sa come, però lo faceva. È quello che ha fatto l'Italia oggi, non si sa come, ma siamo venuti a vincere qua. Innanzitutto abbiamo trovato un'atmosfera incredibile, pazzesco, palazzetto, non c'era un seggiolino libero, e soprattutto gli ultras che erano lì in alto, erano incredibili, hanno sostenuto la loro squadra fino all'ultimo secondo nonostante il risultato. È stato bellissimo. Spero che questo passo che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo scritto la storia oggi, spero che questo passo possa far scoprire alla gente che esiste questo sport in Italia, che ci sono ragazzi che fanno sacrifici per farsi conoscere, per fare questo sport, perché in Italia non è professionistico ancora. E cosa dire, oggi abbiamo fatto una cosa pazzesca. E come hai detto tu, un conto da venire qui, soffrire, vedere come andava la partita, gestire il vantaggio. Invece ci siamo detti no, loro sono gli stessi di giovedì e dobbiamo dimostrare a tutti che giovedì non è stato un caso. Giovedì non è stata la loro partita, no, è la nostra partita migliore. No, noi dobbiamo venire qui, fare il nostro gioco, imporre la nostra velocità, il nostro ritmo, e potevamo vincere anche qui, ce lo siamo detti. L'abbiamo fatto, perché fa il dire e fare poi c'è di mezzo il mare. L'abbiamo fatto e cosa dire? Sono orgoglioso di tutti i ragazzi, di tutto il movimento. 7 anni di fallimenti, di gioie, di pianti per qualificazioni mancate, di un niente. E stavolta ci siamo, al mondiale. Anche dirlo mi sembra una battuta, invece siamo al mondiale e questo rimarrà nella storia. Abbiamo scritto la storia oggi.